Cari amici, la Domenica della Parola è significativa per le nostre chiese, che ci si interroghi seriamente sulla parola e, come abbiamo messo nel nostro titolo, perché Dio, perché Dio parla? Ecco, noi svolgeremo questo tema in tre punti, con una breve conclusione. Potremmo partire il primo punto soffermandoci su quello che chiamiamo l'Antico Testamento o il Primo Testamento. C'è una caratteristica molto specifica e molto forte. Si ha una intuizione, chiamiamola ispirazione, di Dio che non era comune a quel tempo. Pensano, Israele pensa che Dio ha parlato per entrare nella nostra storia e per cambiarla, la nostra storia. Già avevano messo un pochino a fuoco il fatto che c'era un Dio solo, non c'erano tutti gli dei del Pantheon dei pagani. Ma questa immagine di Dio che hanno maturato, la più antica, probabilmente la prima, è quella del Dio dell'Esodo. Al capitolo 3 del libro dell'Esodo, guardate le espressioni che vengono usate. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso, Dio che scende, per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire verso una terra. E più avanti, sempre nel capitolo 3, sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. Vi farò salire dalla umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, eccetera. Dio che scende, il Dio unico, inaccessibile. Ma chi è sceso? Perché Dio non è che sale e scende. È sceso Mosè, che era cresciuto alla corte del Faraone. È Mosè che scende e diventa fratello dei suoi fratelli che sono schiavi. E perché questo? Questo è straordinario, perché non lo troviamo a nessuna parte. Perché vuole un popolo di gente libera. Guardate, quando hanno composto questi capitoli, 7, massimo 800 anni prima di Cristo, in Grecia scrivevano l'Iliade. La conoscete tutti, no? A scuola. Gli eroi, la magnificenza degli eroi. Non mi dilungo. Mosè non è un eroe, anche se ci sono delle pagine un po' epiche, eccetera. Non ci possiamo soffermare sui limiti, della letteratura lì dell'Esodo e degli altri libri della Torah.
Ma Mosè non è un eroe, è un servo, il mio servo Mosè, che interpreta una scoperta grande, la volontà di Dio che questo popolo sia libero, che gli uomini siano liberi. È grande, guardate, questo passo è grande e credo che in un certo senso sia un po' unico nel panorama delle tradizioni religiose. Poi lentamente si fa strada anche l'idea dell'alleanza cosiddetta, detto in termini nostri no, più moderni, questo Dio che Mosè ha manifestato, ha interpretato, che vuole un uomo e un popolo di gente libera. Con questo Dio è possibile stabilire una comunione. Noi lo prendiamo per scontato, ma veniamo parecchi secoli dopo. È possibile con questo Dio avere una comunione? Questa era l'alleanza detta in maniera la più semplice possibile. Sì, è possibile. E guardate quelle 150 composizioni che sono i Salmi, come c'è il rapporto vero, esistenziale, storico con questo Dio santo, inaccessibile, no? Che si direbbe che non, irraggiungibile. E nei Salmi abbiamo sia i Salmi di fiducia, sia i Salmi di abbandono, ma abbiamo anche i Salmi in cui si interroga questo Dio, perché taci il silenzio di Dio. Da un lato si vede che Dio ha parlato, ma dall'altro anche il suo silenzio pesa a volte sulla vita e sulla condizione dell'uomo. Quindi c'è anche una lotta, c'è anche una lotta con questo Dio, significativo, molto bello questo. Il terzo aspetto che no, hanno scoperto è la legge. Poi questa legge ha preso il sopravvento, la cosiddetta religione in tanti momenti ha fatto dimenticare il Dio che scende e vuole un popolo di gente libera, ma la legge, l'intuizione della legge, dono di Dio, dicono, no, è che il nostro comportamento umano può delimitare, può condizionare la nostra conoscenza di Dio, può condizionare il nostro rapporto con Dio. Il nostro comportamento morale non è secondario, ha la sua importanza, sempre, proprio per quello che è il rapporto con il Dio tre volte santo. Ecco, vedete che ci sono delle caratteristiche molto forti e che sono la vocazione, no? La vocazione di questo popolo unico che ha il Dio unico. Ecco, poi c'è una grande caratteristica ancora, i profeti. Credo che una realtà come quella dei profeti non la ritroviamo in nessun'altra tradizione religiosa. I profeti vigilano, sono le sentinelle, guardano il popolo, guardano la religione, e intervengono perché in nome della religione abbiamo dimenticato i poveri,
Perché ci sono i poveri? Come mai il nostro popolo è segnato dall'ingiustizia e dall'esclusione? Non può essere così per un popolo che crede nel Dio dell'Esodo. Guardate, in tutta la letteratura egiziana, che è straordinaria per certi aspetti, troviamo il rispetto del povero, sì, questo c'è, ma non troviamo mai la domanda perché c'è il povero. È vero che deve prevalere la legge del più forte e che quindi è normale e va accettato che ci siano dei deboli e ci siano delle vittime? Ecco, vedete, sono dei, virgolette, dei presupposti di grande peso che qualificano questa parola di Dio verso di noi che è stata scoperta. Vorrei adesso passare al secondo punto. L'uomo, può ricevere una rivelazione? Voi avete già la risposta, lo so. Abbiamo già la risposta da tanto tempo, ma soprattutto i catechisti, è vero che l'uomo ha la capacità di stare in ascolto della parola di Dio? Se Dio è l'inaccessibile, l'infinito, come è possibile l'incontro, dicevano, no? Già il Dio dell'Esodo, la comunione. Allora vedete, qui è necessario, spero non annoiarvi, un brevissimo appunto di antropologia filosofica. L'uomo è prima di tutto trascendenza. L'uomo ha la possibilità di andare oltre se stesso. Un esempio concretissimo. L'uomo ha la capacità di scoprire i cosiddetti valori per i quali dare la sua vita, le sue energie, le sue decisioni. L'uomo può decidersi per dei valori che ha scoperto. Bene, com'è possibile questo? Perché abbiamo una conoscenza che è recettiva. Abbiamo una conoscenza che è recettiva. Possiamo conoscere altro da noi. Possiamo conoscere un oggetto, una realtà che è altro da noi. E questa capacità di trascendenza è sempre, 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 virgolette, storica, storica, esistenziale, reale. Tocca il vissuto reale e concreto.
concreto, così come noi lo viviamo. Questo ci sembra che sia vero. Allora, se c'è una rivelazione, come noi crediamo, abbiamo questa pretesa, la rivelazione non poteva avvenire che in parola umana, umana e storica, connessa con la nostra esistenzialità. Questa parola di Dio è stata tale che ha raggiunto di fatto il nostro mondo, è venuta nel nostro mondo. E l'uomo non è rimasta in un mondo sconosciuto, infinito. No, è venuta nella nostra situazione umana e quindi abbiamo la capacità di, virgolette, ascoltare una rivelazione. Abbiamo questa capacità. Guardate, questa capacità di ascolto di un Dio che parla nelle modalità che abbiamo già visto, è veramente la caratteristica di Israele e che noi abbiamo ereditato. Vi ricordate nel Deuteronomio, al capitolo 6, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ascolta Israele, il Signore è nostro Dio e il Signore è uno. Vedete, se questo è vero, questo ci dà la possibilità di entrare allora in quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento e prendere in considerazione, e questo è il terzo punto, la vera svolta, noi riteniamo che ci sia stata una svolta, noi cristiani, e questa svolta sia stata segnata da chi? Da Gesù di Nazaret, il Cristo. Lui è la vera parola di Dio. Parentesi, a volte usiamo un po' troppo, anche nelle nostre liturgie, credo, questa espressione parola di Dio. La parola con la P maiuscola va sempre bene, ma parola di Dio, stiamo attenti, Gesù di Nazaret, il Cristo, è veramente la parola di Dio che è venuta in questo mondo storico. Quindi noi crediamo che ci sia stata una incarnazione, cioè un evento storico legato in sintonia con la nostra esistenza così com'è. Vedete, Paolo una volta, come si è espresso nella prima lettera ai Tessalonicesi, scritta 20 anni dopo la morte e la resurrezione di Gesù, merita leggere il capitolo 2, versetto 13, proprio per questo, siamo agli inizi, vedete, anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non
come parola di uomini, ma quale veramente come parola di Dio, che opera in voi credenti. Vedete, la parola di Dio per Paolo è Gesù, il Cristo, morto e risorto, cioè il kerygma. Il kerygma. E questo è un annuncio che entra veramente, no? Nella storia, nell'esistenza di ogni uomo. E per una volta per sempre quel silenzio di Dio che tutti avvertiamo prima o poi, quel silenzio di Dio è stato superato una volta per tutte. Allora dobbiamo, vedete, in questo terzo, dobbiamo vedere questa incarnazione, questo Gesù di Nazareth, prima ancora di andare alla sua morte, alla crocifissione e alla sua resurrezione. Questo Gesù di Nazareth, come si è manifestato? Credo che nelle nostre comunità bisogna veramente fare uno sforzo oggi, in questa transizione d'epoca, nella crisi in cui si trova la nostra Chiesa, fare veramente uno sforzo per entrare e annunciare quello che noi chiamiamo il cosiddetto Gesù storico. Questa rivelazione in parola umana. Come è stato il Gesù storico? Possiamo solo fare i titoli, se no ci vorrebbe qualche ora. Non è stato un maestro della legge, che al suo tempo poteva essere la cosa più nobile. Cosa ha fatto? A differenza del Battista, Gesù afferma che il regno di Dio, lo si aspettava per la fine dei tempi, Dio avrebbe eliminato tutti i malvagi, i giusti si sarebbero salvati. Il regno di Dio era già presente. Guardate, questa originalità di Gesù è straordinaria. Che il regno di Dio era già presente. E in che modo? Perché se Gesù dice che è già presente, deve poterlo manifestare, perché altrimenti sono parole vuote. Ciò che sorprende è che Gesù si china sui poveri, sui sofferenti, su tutti coloro che sono abbandonati, che sono esclusi. Ecco, questa è stata la sua caratteristica. Gesù si è fatto carico gratuitamente del dolore umano, con la sua compassione. Quante volte nei Vangeli viene questo termine, che Gesù aveva compassione, si usa un verbo per dire proprio l'amore di pancia verso chi sta male, verso chi è escluso, verso i peccatori, verso coloro che non avevano alternative. Non avevano alternative le prostitute di quel tempo, che alternative avevano? I pubblicani, che alternative avevano? Quindi ecco la
perché Dio parla. Gesù è intervenuto nella nostra storia con la sua umanità. Con la sua umanità. Il regno di Dio è presente perché? Perché con la nostra umanità, come ha fatto Gesù, perché con la nostra umanità possiamo risanare questo mondo che a volte noi stessi abbiamo avvelenato. Ecco il punto focale di questo Gesù storico. Viene interpellata la nostra umanità verso tutto ciò che nel mondo costituisce peccato, ingiustizia, disuguaglianza, odio, guerra, no? Tutto quello che ammala questo mondo. E questo, ecco il punto dove veramente c'è parola di Dio, e questo Gesù lo ha fatto senza chiedere precondizioni. Non ha mai detto ai poveri cristi esclusi, messi da parte perché ammalati o considerati lebbrosi, non ha mai detto: io ti risano se tu farai questo e questo e questo. No. Ecco perché rivela qualcosa di definitivo su Dio stesso. Dio è questa gratuità. Convertirci significa essere entrati in questa prospettiva della gratuità dell'amore di Dio verso questo nostro mondo storico. Se non cogliamo questo, viviamo di religione, di legge, di quello che noi chiamiamo sentirci a posto, ma un cristiano non è questo. Va veramente detto, spiegato alla nostra gente che Gesù non lo si può assimilare a nessuno dei gruppi esistenti a quell'epoca, sadducei, farisei, zeloti, esseni, gli apocalittici. Gesù ha rotto tutti quegli schemi che caratterizzavano questi gruppi nel suo tempo. Ecco il Gesù storico. E perché? Perché è importante che le nostre assemblee, la nostra gente, conoscano questo Gesù storico? Perché la Chiesa, la Ecclesia, l'assemblea dei chiamati, non degli eletti, l'assemblea dei chiamati è la continuazione storica, visibile, del Gesù storico. Se ci dimentichiamo questo, succede quello che è successo nei secoli, no? Che ne abbiamo combinate di tutti i colori. I grandi santi, vicino ai grandi peccati che abbiamo commesso, i grandi santi sono veramente la continuazione di quello che è stato Gesù, della compassione di Gesù, dell'amore gratuito di Gesù verso la miseria di questo nostro mondo.
A me, per terminare questo terzo punto, ha impressionato, studiando in questi anni, prendendo visione della ricerca biblica, che molto probabilmente a Gerusalemme il primo scritto potrebbe essere il primo scritto del cristianesimo, prima dei Vangeli, prima delle lettere di Paolo. Il primo scritto sarebbe stata una redazione, un racconto della passione, che Marco avrebbe poi inglobato nel suo Vangelo. E in questo primo racconto non c'è già subito l'aspetto salvifico, la redenzione, eccetera, verrà subito dopo. Ma in questo primissimo racconto domina la figura del giusto sofferente, del giusto che viene calpestato persino in nome di Dio e che sembra abbandonato da Dio stesso. Guardate che a Gerusalemme hanno ritenuto che non potevano tradire questa memoria storica, perché è stato così la crocifissione, così è stata. Mi sembra significativo che la prima redazione dei primissimi cristiani sia stata esattamente sulla passione di un giusto. L'altro scritto di questi primissimi anni lo troviamo al capitolo secondo della lettera ai Filippesi, che Paolo cita, non l'ha scritto lui: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo Dio, svuotò se stesso, umiliò se stesso fino alla morte di croce, e per questo Dio lo esaltò. Provate a pensare, i primi testimoni, i mesi, i primissimi anni, erano stupefatti da che cosa? Da come mai, se è vero che era stata una incarnazione, che la resurrezione confermerebbe questo, se è vero che c'è stata un'incarnazione, come mai è avvenuta così storicamente, cioè nei limiti della nostra umanità? Non si è manifestato in un modo così convincente che tutti dovessero dire: ah, adesso è arrivata la parola di Dio, una volta per tutte. No, la parola di Dio è arrivata, ed è arrivata nel modo più umano possibile, fino a incarnarsi in quello scandalo perpetuo per noi di vedere che un giusto viene abbandonato dagli uomini e da Dio. Anche questa, vedete, è una grande scoperta. E Paolo cita quel, in sintonia con il Vangelo, dove dice: in comunità non fate i galletti. Non è la comunità dei primi della classe, è la comunità di quelli che svuotano se stessi per essere a servizio, come aveva detto Gesù: non sono venuto per essere servito, ma per servire, per concepire la vita come servizio. Ecco in che modo Dio parla
anche attraverso di noi. È grande, guardate, questa vocazione è grande. E un uomo come San Francesco l'aveva veramente scoperta pur non avendo studiato niente a livello biblico, no? Il Dio umile, il punto che ha cambiato Francesco prima della povertà è stata l'umiltà. Dio che si è presentato a noi, che ha parlato a noi, ma ha parlato nell'umiltà. E questo lo capivano tutti, senza bisogno di una antropologia filosofica. Questo lo capivano tutti, soprattutto i poveri. Vorrei concludere. Non so quale sia la vostra esperienza, i presbiteri, i catechisti, chi ha un compito nell'annuncio della parola. Io ho dedicato molto della mia vita a questo annuncio. E devo dirvi che cosa ho scoperto molti anni fa e che credo sia una caratteristica di chi annuncia la parola, soprattutto la parola di Dio, di chi annuncia Gesù, il Gesù storico. Ho vissuto 3 anni a New York. A un certo punto vengo a sapere che hanno aperto una casa, forse era la prima, per aiutare i tossicodipendenti. Erano le prime esperimenti. Vado in questa casa, era istituita da un'associazione cattolica. In questa casa c'erano solo donne, erano tutte prostitute ed erano tutte eroinomani, tutte tossicodipendenti. Non avete idea la storia di queste persone. Ogni tanto c'era qualche suicidio. Per loro parlare di Dio, Dio è amore, erano parole vuote. Io in quella casa ero l'addetto alle pulizie, pensate un po'. Beh, a un certo punto ho detto, ma magari se leggiamo qualcosa del Vangelo, vediamo come va. Una buona parte di queste donne sono venute a questi incontri che facevo. Cosa volete? Non avevo neanche 30 anni. Non avevo alle spalle quello che avevano vissuto loro, l'inumanità. Quindi cosa potevo dire io a queste persone? Ho proposto alcuni brani che forse i miei commenti le facevano ridere, ma per rispetto non lo manifestavano. Però cos'è che mi ha sconvolto? Quello che si dicevano tra loro nel dialogo a partire da quella parola che io avevo semplicemente messo sotto i loro occhi e alle loro orecchie. Sono rimasto sconvolto. Lì mi sono reso conto che l'annuncio di questa parola di Dio, non qualsiasi parola, è sempre, sempre, sempre più grande di noi. Noi non siamo mai all'altezza.
dobbiamo saperlo. Dobbiamo essere molto umili, dei servi della parola, non fare i biblisti della parola, i teologi della parola, i maestri, no, offrirla, certo, spiegarla, il contesto, studiare non fa male, ma dobbiamo sapere che quando noi la parola l'annunciamo in umiltà, come se non fosse parola nostra, lo Spirito interviene. Lo Spirito interviene. Come dice anche Paolo, lo Spirito interviene. Dobbiamo saperlo noi nel cuore, nella nostra intelligenza e nel nostro cuore. Ecco. Speriamo che nella crisi che affligge in questo momento la nostra Chiesa, il ritorno alla parola sia veramente un ritorno salvifico, che aiuti le nostre Chiese a rinnovarsi, a rinnovarsi. Abbiamo bisogno di tornare alla parola storica, al Gesù storico, per ritrovare le vie di un rinnovamento delle nostre chiese. Un caro saluto a tutti voi.